Allora, buongiorno. Innanzitutto, come sta la rosa? Ha recuperato qualcuno? Ah, ok. Dessert, chiriches, possono partire dall'inizio? No, vuoi sapere troppa roba? No, in generale, è una domanda d'ampio respiro, mettiamola così. Allora, a parte castagnetti sono tutti disponibili, Dessers ha fatto tutta la settimana, Chiriches si è allenato con la squadra, ha fatto ieri e oggi, e basta, questo è quanto. E sono convocati comunque tutti, tranne Castagnetti. Bisogna ripartire dal secondo tempo di Torino. Il secondo tempo di Torino ha rinunciato al regista, ha optato per diciamo un tridente. È una soluzione che potrebbe andare bene anche dall'inizio. Ti sei preso in considerazione? Sì, adesso noi bisogna che esaltiamo le caratteristiche dei nostri giocatori. Magari i due mediani non sono proprio due mediani, perché sono più due mezze ali, no? Se parliamo del secondo tempo, chi c'era? Pickel e Benassi, però sono due giocatori che hanno corsa, che hanno intelligenza, che hanno anche qualità di gioco, quindi sono anche bravi ad adattarsi in quel ruolo lì. Sì. Ecco, si affrontano la Roma che è reduce da una vittoria in Coppa, in Europa, e che vede l'obiettivo molto vicino anche per attaccarsi a quella davanti. Quindi, che Roma si aspetta domani? Ah, quella che ha detto lei, una squadra molto motivata, una squadra che ha l'ambizione di arrivare in Champions League, ma noi abbiamo anche noi l'ambizione di competere con loro. Quindi, per quante motivazioni possono avere loro, ne abbiamo altrettante noi di motivazioni. Mister, la Roma è l'unica squadra di Serie A che ha perso contro la Cremonese in questa stagione durante la Coppa Italia. Può essere da questo punto di vista un vantaggio o uno svantaggio, nel senso che può capitare che la squadra molto forte, con la squadra ultima in classifica, sia un pochino più, tra virgolette, molle. Credo che alla Roma in questo caso non succeda dopo quello che è successo all'Olimpico, e per la Cremonese è uno stimolo in più per dire si può fare, ecco. È tutta un'altra storia, quindi la Coppa Italia è stata importante perché per me ha detto che la Cremonese comunque è una squadra che se la gioca da squadra, anche contro le squadre forti, di grande spessore, come può essere la Roma, come può essere il Napoli, però ecco, è un altro capitolo, via. Quello che è stato va dimenticato ed è importante fare altrettanto bene domani. Allora, io avrei una curiosità che esula un po' la partita di domani. Allora, lei, diciamo, per le squadre che si devono salvare è considerata un po' una sorta di guru, mettiamola così. Però, a differenza di altre esperienze che ha avuto, Genova, Palermo, eccetera, è giusto dire che questa, per quelle che sono le premesse, è forse l'impresa più sulla carta difficile della sua carriera? Ma io non lo so, quello che abbiamo fatto crediamo di averlo fatto bene, poi siamo arrivati anche ottavi, noni, decimi in campionato con altre squadre, quindi non è che ci piaccia molto questa, come hai detto, definizione, no? Ci interessa poco. Crediamo di saper fare bene il nostro mestiere, questo sì. Al di là, come ho detto, a Palermo siamo arrivati, mi pare, settimi, ottavi il primo anno, poi col Genoa siamo arrivati noni, decimi, quindi pensiamo di saper fare bene il nostro mestiere e anche qui ci sono per me le premesse per fare un gran bel lavoro. Ma perché dico questo? Perché io per premesse intendo la società, che è una società sana, una società forte, chiara, e le strutture sono strutture di qualità, di livello, e la squadra è una squadra che comunque se la può giocare come ha dimostrato.
Io ho una domanda su Zaggiù, che ha fatto una grande partita contro il Torino. E si merita la riconferma, ma c'è tanta concorrenza in questa settimana, insomma. Zaggiù giustamente ha fatto una bella partita, come sottolinea lei, ha fatto una bella partita, ma è un ragazzo serio che ha delle qualità e merita tutta la nostra considerazione. Quindi più di così gli abbiamo fatto tanti complimenti, no? La partita l'ha fatta bene. Noi gli riconosciamo tutte queste qualità, ha il dovere di continuare ad essere così, come ragazzo, in allenamento e poi in partita dimostra quello che è. Abbiamo parlato più volte di una forza della Cremonese sulle fasce laterali. La Roma altrettanto è forte sulle fasce laterali. Quindi nella partita di domani dove si svilupperà il gioco? Ma adesso la Roma è forte sugli esterni, è forte con i difensori, perché ha dei difensori forti, i due centrocampisti, chi sono Cristante e Matic, sono due grandissimi, ma diciamo così, per quanto riguarda la Roma è difficile trovare un punto debole, perché dopo poi davanti hanno quei giocatori che hanno. Hanno anche un grandissimo giocatore per me, che è un grande centrocampista, che è Pellegrini. Quindi è, diciamo così, una squadra davvero molto ben assemblata. Per me noi abbiamo per me le qualità per competere anche contro di loro. È chiaro che per competere contro di loro bisogna essere squadra, bisogna aiutarsi, e quando dico squadra hai il dovere di stare sempre molto corto, stretto, di aiutarti molto, perché se limiti il raggio d'azione di questi grandi giocatori, come lo limiti? Prendendoli subito, raddoppiandoli continuamente, allora, diciamo così, li metti in difficoltà. Se concedi loro spazio, è chiaro che loro nello spazio si esaltano, quindi dovremmo ridurre sempre lo spazio a loro in ogni zona del campo. Questo è quello che dobbiamo fare. Mister, hai avuto qualche telefonata da Roma, dalla Lazio, dai tuoi vecchi tifosi, visto che dopo la partita di Coppa appunto erano arrivati tantissimi, ovviamente, complimenti da parte dei tifosi laziali. Hai lasciato un bel ricordo anche da questo punto di vista. Chiedo se hai ancora qualche contatto e se c'è stata qualche telefonata. No, non mi ricordo. È chiaro, lì, al momento, certo. Dopo la partita. No, nessuno. Anche perché mi sa che loro bisogna che se lo meritino, no? Cioè, ecco, se la devono guadagnare loro, noi bisogna che ce la guadagniamo noi la bella partita e poi quello che viene dopo la bella partita. No, non ho ricevuto alcuna telefonata, alcun messaggio. Posto? Prego. Prego. No, visto che è pazza, che impressione ha avuto vedendo la partita? Io mi sono divertito, a parte che la squadra, la Vanoli, mi sembra una squadra molto ben, insomma, mi sembra molto competitiva, adesso non so, o sono primi? Sì. Mi sembra. Adesso gli altri non mi sembravano, ecco, io tifavo per gli altri perché mi sentivo, sì. Porca, no, un po' come cremonese, dico Dio buono, no, però insomma mi sono divertito, poi è una squadra che mi è piaciuto proprio lo spirito, anche la qualità del gioco che hanno fatto vedere, insomma. Spero, insomma, di andare ancora a vedere, perché mi sono divertito. Sul piano tattico, tornando al discorso tattico, si diceva l'ultima volta abbiamo preso il secondo gol col Torino con la difesa schierata. Ecco, questo è un problema, insomma. È capitato più volte di queste palle lì ballonzolanti nell'area piccola, che poi alla fine è mia e tua, e la prende l'altro. Ecco, quindi lì cosa si deve fare? Ma bisogna allenarsi. E sbagliare meno, perché magari la Serie A, diciamo così, ti punisce, ti castiga subito. Tu che sei in Serie A magari non da tanto tempo,
ci sta che tu magari all'inizio faccia qualche errore, però man mano che vai avanti bisogna che gli errori siano sempre meno. Cosa voglio dire? Che il secondo gol loro, cioè noi facciamo fatica a far gol, gli altri, cioè, il gol noi ce lo guadagniamo, gli altri in certe situazioni non fanno così tanta fatica. Il secondo gol loro è venuto da un 1-2 preso che erano a metà campo e il nostro attaccante di destra, che era Felix, si è fatto tagliare fuori da un 1-2 e quello non va bene. Il nostro mediano che è andato a chiudere un giocatore di spalle, il giocatore di spalle non può mai venire fuori da una situazione così e quindi è stata una serie di piccoli errori che hanno portato poi all'occasione e l'occasione loro l'hanno sfruttata. Quindi cosa devi fare? Intanto l'errore non si deve più ripetere e poi ti devi allenare tanto e con l'allenamento devi sempre fare meno errori perché in Serie A, adesso io parlando del basket, io ho visto anche del basket di Serie A, quella di ieri sera mi pare sia A2, la A1 e la A2, c'è l'universo fra la A1 e la A2, proprio c'è l'universo. E in Serie A rispetto alla Serie B c'è un universo e quindi se vuoi stare in Serie A è chiaro che certi errori li puoi commettere, ma poi però non li devi ripetere perché vuol dire che c'è qualche problema.